Aspettavo questo giorno per darle almeno una degna sepoltura. Ora spero che la morte di Marzia non resti impunita e che ci sia verità e giustizia. Queste parole appartengono a Ciro Capezzuti, padre di Marzia, la giovane di 29 anni originaria di Bollate, Milano, la cui morte è stata scoperta in un casolare a Ponte Cagnano Faiano, Salerno, il 25 ottobre 2022. Quasi un anno dopo la scoperta del suo corpo, la salma di Marzia è stata restituita ai suoi cari nei giorni scorsi, permettendo loro di tenere una cerimonia funebre a Milano. Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e avvocato della famiglia, ha commentato: «Marzia ha dovuto lottare anche per avere una degna sepoltura. Gli ultimi, purtroppo, sono sempre in coda, non solo da vivi, ma anche da morti». Ma cosa è realmente accaduto a questa giovane ragazza? Marzia, già di natura fragile, affrontava delle sfide personali legate a un ritardo mentale e per questo riceveva una pensione di invalidità. Durante diversi periodi si era allontanata dalla sua famiglia, trovando rifugio in strutture di recupero. Nel 2017 Marzia aveva conosciuto un uomo di nome Alessandro Vacchiano, residente a Ponte Cagnano Faiano, in Campania. In seguito aveva preso la decisione di trasferirsi nella regione, vivendo nella casa della famiglia di Alessandro. Purtroppo, dopo un po' di tempo, Alessandro era stato trovato morto, presumibilmente per overdose. Questo evento aveva lasciato Marzia sola, lontana dalla sua città natale. Barbara Vacchiano, la sorella di Alessandro, le aveva offerto un rifugio nella propria casa, condividendo lo spazio con il marito Damiano Noschese e i loro quattro figli, di cui due erano minorenni. Marzia aveva accettato l'offerta, ma da quel momento aveva iniziato a vivere un vero e proprio incubo, dal quale non sarebbe mai più riuscita a liberarsi. La famiglia Vacchiano, compreso un minore di 15 anni, la sottoponeva quotidianamente a maltrattamenti, torture e minacce costanti. Non solo, ma le sottraevano anche la pensione di invalidità. Nel corso del tempo, le violenze e le brutalità subite erano addirittura peggiorate, culminando nella tragica conclusione. L'omicidio di Marzia è avvenuto durante la primavera del 2022, tra il 6 e il 7 marzo, e sembra essere stato causato da strangolamento. Incredibilmente, persino dopo la sua morte, i membri della famiglia Vacchiano avrebbero continuato a prelevare la sua pensione di invalidità. Tuttavia, ci sono elementi chiave che hanno portato all'arresto dei membri della famiglia. In particolare, un fattore determinante è stata una videochiamata in cui il figlio quindicenne ha raccontato i dettagli dell'omicidio, incluso il luogo in cui è avvenuto. Inoltre, una testimonianza fondamentale è giunta da Anna Maria Vacchiano, un'altra figlia di Barbara. Quando Marzia era ancora in vita, Anna Maria aveva denunciato le condizioni disumane in cui la giovane viveva nella loro casa. Nonostante il coraggio dimostrato dalla giovane Anna Maria, la sua testimonianza, purtroppo, non è riuscita a salvare la vita di Marzia. Tuttavia ha giocato un ruolo cruciale nell'arresto dei tre membri della sua famiglia coinvolti nell'orrore: la madre Barbara, il compagno Damiano Noschese e il fratello quindicenne, quest'ultimo, addirittura dichiarando davanti al giudice che l'avrebbe fatto pagare cara alla sorella. La testimonianza di Anna Maria era così fondamentale che gli inquirenti avevano preso la decisione di registrare in modo ufficiale il suo resoconto. Questo si sarebbe svolto con la sua conferma delle informazioni di fronte ai giudici e agli avvocati. La situazione era così tesa che il giudice per le indagini preliminari, Alfonso Schermino, aveva pianificato un percorso protetto per Anna Maria, in modo che potesse giungere in tribunale senza incorrere negli sguardi indesiderati dei membri della sua famiglia, soprattutto quello di sua madre. Nonostante le precauzioni adottate, Anna Maria era talmente spaventata che quando è entrata in aula è rimasta completamente muta e incapace persino di pronunciare la sua data di nascita di fronte al giudice. Attualmente Barbara Vacchiano, Damiano Noschese e i figli maschi si trovano tutti in carcere. Per il figlio minorenne è stata emessa una citazione a giudizio. Il giovane di 15 anni ora è accusato di omicidio aggravato per via della premeditazione, crudeltà, intento di evitare punizioni per gli abusi perpetrati precedentemente, motivazioni abiette e occultamento di cadavere.
Per gli altri imputati si attende la conclusione delle indagini, che potrebbe avvenire presto, poiché anche gli ultimi esami sulla salma sono stati completati.